Pasqua è tempo di dolcetti colorati e divertenti e nella cucina di Farmanatura abbiamo realizzato dei biscotti che oltre ad essere deliziosi sono anche salutari, perfetti anche per i più piccini. Semplici e veloci da realizzare, vediamo insieme come prepararli. Montiamo le uova con lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone biologico. Se stiamo usando la planetaria, montiamo il gancio a frusta e lavoriamo le uova con lo zucchero per 5 minuti, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Quindi aggiungiamo l'olio di semi a filo e lavoriamo ancora per altri 2-3 minuti. Dopodiché è il momento di inserire la farina. Per un gusto più genuino e autentico, ho aggiunto alla farina zero la farina di avena integrale e la farina di farro integrale. Quindi montiamo il gancio a foglia e lavoriamo l'impasto fino ad ottenere una palla. Saranno sufficienti un paio di minuti. Ora compattiamo con le mani, spolveriamo con della farina e copriamo con la pellicola trasparente, facendo riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, preleviamo un pezzo di impasto e stendiamolo ad uno spessore di circa 5 mm e intagliamo con un tagliabiscotti a piacere. Io ho utilizzato varie forme di fiori, ma sono perfette forme di coniglietti, carote o paperelle, oppure delle forme ovali che ricordino delle uova. Poiché i nostri biscotti andranno farciti, pratichiamo al centro di metà delle forme un foro. Io ho utilizzato un beccuccio da sac à poche. Quindi sistemiamo i biscotti in una teglia ricoperta da carta forno, ricordandoci di distanziarli per bene. E poi cuociamo a 170 gradi per 10-12 minuti. Una volta raffreddati, possiamo farcire i nostri biscottini. Io ho scelto una confettura al mirtillo rosso, una al mirtillo nero e l'altra di arancia e zenzero, tutte con il 100% di frutta e senza zuccheri aggiunti. Le ho scelte di gusti diversi anche per avere un bel risultato variopinto, che ricordasse un bel prato fiorito. Quindi, dopo aver farcito il centro con un cucchiaino di confettura, possiamo coprire con il biscotto forato. Una volta farciti, possiamo sistemare i biscotti su un piatto da portata oppure dentro a cestini colorati. Possiamo nasconderli per casa in modo che i bambini possano trovarli oppure regalarli a parenti ed amici. Trovate tutti i prodotti e la ricetta completa di biscotti sul sito di Farmanatura, farmanatura.it. Buona Pasqua a tutti!